Trasportare carta, queste sensazioni, parlare di piante, a volte spesso si è noiosi, invece tu c'hai uno stile appassionato e quindi molto 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 fruibile. Grazie per il complimento. In realtà io ci tengo sempre a sottolineare, è un libro scritto da una giornalista, non sono una storica del paesaggio e neanche una botanica, però monitoro questo campo da un sacco di tempo e ho capito che la voglia di natura, di verde, viene sublimata attraverso la realizzazione di un giardino, proprio perché c'è una grandissima esigenza che non viene sempre soddisfatta. Per cui il giardino comunque diventa metafora di tutta una serie di bisogni, di esigenze e Anche anche la mancanza di la fidanzato, mancanza di cioè fidanzato, giardino. assolutamente. Ma questo a tutti i livelli, per cui è un mondo in O espansione. cambio come mi pare a me. E dentro c'è un po' di tutto, non c'è solo appunto assolutamente la bravissima signora che cura il proprio balcone, il suo orto e il giardino, ma ci sono appunto bisogni di appagazione, di appagamento, di necessità psicologiche. E poi adesso sta succedendo di tutto, cioè ci sono architetti, nuove generazioni di architetti che collegano una ricerca estetica con un'etica, quindi il giardino deve essere assolutamente sostenibile, fatto con mezzi biologici, senza chimica e non deve avvelenare neanche una pianta. C'è il Gilles Clément che è il portavoce dell'architettura del paesaggio più ecologica, che ne ha fatto anche una questione sociale. Ha fatto un bellissimo manifesto che si chiama Del terzo paesaggio, dove Clément, lo compro subito, Clément. Gilles Clément, ha scritto tra l'altro un bellissimo libro, anche lui, sul giardino movimento, sul giardino planetario, in cui gli esseri umani sono attori di un pianeta che è un grande giardino. E dove il giardino è un ecosistema, non è solo un luogo piacevole dove sono state sistemate bene delle piante. Sai, su questo argomento che hai introdotto, mi piacerebbe presentarvi un esponente di Critical Garden, dico bene? Beh, anzi, se gli passi il microfono, perché qui è molto aperto. Io conosco Garden Guerrillas, ci sono come guerriglieri di varie cause, ci sono i guerriglieri del giardino, no? Lei non ride. Io a New York ho visto, sì, e beh. Che guardi lo sai che le dico che vorrei far parte, io Sì, che c'è posto seminano per di tutti. nascosto, rompono. Certo, ma anche fanno giardini in luoghi pubblici degradati. Adesso vi chiederò allora la differenza che c'è tra Garden Guerrillas e Critical Garden. Guerrillas a New York prendono dei pezzi abbandonati dove stanno i frigoriferi morti che la gente butta e si mettono lì e creano dei giardini pazzeschi. Infatti uno passa in quartieri degradati e vede un giardino. Tipo ninfa e dice che è successo qua ed è sono loro. Sì, loro diciamo hanno iniziato lì 30 anni fa, è per quello che adesso sembra di stare a ninfa. Quindi vedendo quello, lo spunto è sempre il bisogno di coltivare qualcosa, è anche l'esprimere un bisogno di una pratica quotidiana, non avendo il proprio terrazzino, vedo che c'è la zona degradata, ho anche delle piante magari in eccesso in quanto io faccio il giardiniere, ma non ho uno spazio mio dove crescerle. E si comincia a vedere se funziona, provando a metterle nei luoghi giusti, cercando di adattare le piante, chiamiamole più urbane, a quel contesto. Poi ci si accorge che il proprio bisogno è un bisogno di tanti, e quindi semplicemente un esercizio di pratica quotidiana nel gestire lo spazio È pubblico che. meraviglioso vedere quelle persone in quartiere che si danno il giro, si divertono. Sì, purtroppo in realtà non è così automatico, nel senso che appunto quando si comincia ci vuole appunto almeno un anno di presidio della zona, prima che venga semplicemente capito come gesto, perché appunto quasi sempre l'approccio iniziale, ma chi te lo fa? Capito? Quindi quelli più simpatici si avvicinano e quindi da lì comincia a chiacchierarci, glielo spieghi, e quindi più l'aiuola diventa bella, più chiaramente poi è facile attirare gente, però ti ci vuole un anno in cui ti vedono te che innaffi come un matto delle piantine messe lì. E nessuno capisce bene, quindi l'importante è dargli una costanza e un senso per quello che rappresenta il bisogno personale all'inizio e cercare chiaramente di abbinarlo a un'esigenza
della collettività, nel senso io mi approprio. Come vi si trova voi? Importante, facciamo pubblicità. Noi abbiamo appunto adesso un sito che si chiama Critical Garden, che purtroppo è giù, come si dice in gergo, siccome non siamo noi, è Michela Pasquali che ha scritto un libro bellissimo sui Community Gardens di New York, che ha messo insieme questo appunto, chiamiamolo cartello, cercare di unire tutte le realtà italiane per staccarsi un po' da questo gergo guerrigliero che piace molto ai giornalisti, e si è dato un nome un po' più friendly forse, collegandosi anche al fatto che c'è movimento della critical mass con le biciclette, con cui io ho lavorato, nel senso anche lì vedendo una massa di ciclisti che va in giro, mi viene da dire facciamoli fare qualcosa, il cento li fai ci portare l'acqua, la terra e li portano. No, perché a volte ci chiediamo di fare. Esatto, quindi li ho coinvolti a Milano e adesso l'idea è di farli tornare l'estate a bagnare quello che hanno piantato l'anno scorso, però quindi il critical serve semplicemente a dargli un'accezione un pochino più universale, meno di elite, perché il guerrigliero sembra che debba avere un'attrezzatura e un portamento appunto. Sai che dovremmo fare? Lanciare un movimento e fare le sponde del Tevere. Potrebbe essere. Voglio fare il vostro testimone, perché trovo bellissima questa cosa. Poi ognuno che ha voglia, da dei tour, cioè mezz'ora, la domenica, mi davano alle 9:10 sarebbe spaziale. Che è anche bello. E appunto quello che manca è la possibilità di avere un luogo dove esercitarsi un po' a lungo, perché comunque ci vuole un paio d'anni, anche un paesaggista lo spiega. E poi anche un'altra cosa interessante. Prima di 2 o 3 anni non puoi capire cosa sta succedendo. Quindi anche mi lo sembra interessante l'esubero di piante, no? Perché a volte noi capricciosi, gestori dei nostri balconi, ragazzi e giardini, a un certo punto c'è una pianta. A parte che le riconosciamo, perché io sono ossessiva, perché non so, faccio fare figli alle piante in continuazione. Quindi le aiuole stesse fanno figli, che quindi saranno È un luogo per poter portare le piante in esubero, quelle che ci hanno un po' staccato come i vestiti vecchi, a volte ci sono. Io non riesco a liberarmi nulla, però questo sarebbe un altro dibattito di un'altra cosa interessante.